Nel 2021, nonostante la pandemia, noi siamo riusciti a fare dei numeri tutto sommato notevoli di attività in presenza e anche online a distanza, grazie alle riscritture dei grandi classici. È stato un anno difficile il 2021, però nonostante tutto siamo riusciti a portare a casa molte cose, grazie al lavoro di tutta la troupe artistica, quindi grazie al nostro direttore artistico Davide Conati, grazie al maestro Giordano Bruno Tedeschi, al nostro Gianluca Passarelli, a Elisa Cordioli, a Elena Perdoncina. Le riscritture dei grandi classici come Odissea, come I Promessi Sposi, come L'Inferno di Dante, per esempio, per citarne alcuni. E queste riscritture sono andate in scena con una modalità particolare, ovvero nel format I Grandi Classici in 60 minuti. Significa che noi in un'ora riusciamo a raccontare con disegno dal vivo, musica dal vivo e anche narrazione con un taglio ironico e molto dinamico. Giochi di parole, di musica, continui colpi di scena che veramente catturano dall'inizio alla fine lo spettatore. E consiglio quindi agli insegnanti, se ancora non l'hanno fatto, di proporre anche Dante viandante nella fossa sprofondante, in quanto mi sembra proprio la continuazione di questa odissea, perché Dante parla di Ulisse nella Divina Commedia. Quindi complimenti ancora a tutti e grazie. Abbiamo raggiunto dei numeri insperati all'inizio dell'anno, e sia per quanto riguarda gli spettacoli ma anche per quanto riguarda tutti i lavoratori teatrali, lavoratori sul fumetto, che coinvolge moltissimo i ragazzi e li mantiene veramente attenti e riuscendo a far passare dei concetti anche a volte difficili in maniera molto divertente e divertita. Però la bravura di David Conati e di Passarelli è quella di attualizzare con ironia, con leggerezza, con intelligenza e nel rispetto pieno del testo, perché ci sono poi citazioni che inframezzano anche l'attualizzazione ironica del testo originale, che veramente catturano l'attenzione e divertono. Quindi imparare giocando in qualche modo riesce a trasmettere ai ragazzi una passione anche conoscitiva e accendere una curiosità che magari, ecco, un impatto senza mediazione col testo originale potrebbe essere invece negativo. Altri format sono delle produzioni per l'infanzia, come ad esempio Fedora la cercatrice di storie, nelle quali un'attrice con l'uso del kamishibai ad esempio e con una modalità molto coinvolgente riesce a raccontare molte storie ai bambini rendendoli partecipi con la voce, con il corpo. Tutte le collaborazioni che siamo riusciti ad attivare con alcune scuole del territorio, Verzana nel Veronese, Bicasio sempre nel Veronese, a Quinto Vicentino, ma anche a Merano, anche a Sant'Elpidio all'interno del Festival del Teatro dei Mondi. Una modalità molto coinvolgente, anche qui dinamica, che permette di essere portata in tutti gli spazi. E senza dimenticare anche tutti i laboratori di musicoterapia legati sia all'infanzia che alla disabilità. La modalità in cui lo scrittore è riuscito a raccontare il proprio libro è stata molto coinvolgente. Quando sono entrata pensavo si trattasse di qualcosa di noioso, mentre poi si è rivelato essere molto coinvolgente. Le canzoni e la musica hanno reso tutto molto più divertente e leggero. In genere non mi piacciono i fumetti, ma questo mi ha molto appassionato. Inoltre il disegnatore è stato bravissimo nel disegnare in pochi minuti ciò che veniva raccontato. Mi hanno divertito molto i giochi di parole con Dante, le vocine e le battute su Beatrice e Dante. Tutti noi ringraziamo lo scrittore e tutti coloro che lavorano con lui e speriamo di conoscere altre opere con questo approccio. Per riuscire ad accontentare le tantissime richieste che ci arrivano per fortuna da tutte le scuole di tutta Italia, soprattutto quest'anno in cui molte scuole, sperando in una possibile riapertura, hanno cercato di riproporre attività in presenza, abbiamo dovuto rimodulare un po' anche le strutture dei nostri spettacoli. Siamo riusciti a fare un grande lavoro e questo grazie anche comunque alla struttura portante e gestionale dell'associazione, nella persona del sottoscritto e nel vicepresidente Alessandra Lazzaro, con anche l'ingresso di nuovi
di nuove prospettive che ci hanno dato una mano perché potessimo raggiungere quegli obiettivi isperati. Sia rivedendo un po' i testi, anche come lunghezza, in maniera da riuscire a stare sempre entro i 60 minuti rigorosamente, proprio per riuscire a soddisfare tutte le richieste, che veramente sono state tantissime. La dimostrazione è che siamo riusciti con tutto il nostro lavoro a toccare 7 regioni e con circa 64 laboratori, incontri di laboratorio, con 130 incontri tra laboratori teatralizzati e spettacoli veri e propri e più di 32.000 ragazzi, quindi sono numeri importanti. Numeri quasi pre-pandemia, e questo l'essere riusciti a portarli a casa in quest'anno difficile per noi è motivo di orgoglio.